ufficialmente esplosa la bicimania. In questa prima fase di riapertura, i mezzi pubblici stanno funzionando per il 20% di pubblico rispetto alla capienza pre-Covid-19. Certo, in giro c'è meno gente, le scuole sono chiuse, tante persone sono in smart working, alcuni negozi sono ancora chiusi e purtroppo alcuni tra di noi il lavoro lo hanno proprio perso. Fatto sta che molte persone stanno riscoprendo la bicicletta, complice anche l'esigenza di distanziamento sociale. Il comune di Milano ha cavalcato l'onda iniziando a realizzare una nuova pista ciclabile che, al termine dei lavori previsti per fine anno, congiungerà Piazza San Babila a Sesto Marelli. Un'opera ambiziosa quindi, che ha suscitato però qualche polemica, specialmente qui, in Corso Buenos Aires, dove si procederà ad una sola carreggiata per senso di marcia e saranno ridotti i parcheggi per le auto. Una parte dei negozianti della via teme di veder calare i propri incassi, già bloccati del tutto durante il lockdown, mentre altri credono invece che lo shopping in bici sarà la nuova tendenza tra i milanesi. Chi avrà ragione? È presto per dirlo, ma intanto iniziano i primi contrasti fra automobilisti e ciclisti, specie all'inizio del corso, dove le auto devono dare la precedenza alle bici. La domanda che mi viene spontanea è: ma siamo sicuri che Milano sia davvero pronta a questa nuova mobilità? Diventeremo una sorta di Amsterdam padana su due ruote? La strada per cambiare le nostre abitudini è lunga e piena di ostacoli e non vorrei che la realizzazione di questa nuova pista ciclabile, senza una vera riflessione sul suo impatto nel tessuto viabilistico, sia un po' come quando sei costretto ad uscire di casa in fretta e furia, indossando la prima cosa che trovi, per poi scoprire magari che quel vestito che hai messo ti sta un po' stretto o ha un colore improponibile. Ma d'altronde è così. Questo virus ha obbligato un po' tutti noi a reinventare in 448 qualche aspetto della nostra vita. La stessa sorte è capitata anche alla nostra Milano e solo il tempo potrà dirci se alcune scelte fatte oggi in fretta e furia si riveleranno azzeccate oppure avventate, figlie del disperato bisogno di dare risposte veloci all'incertezza che ci ha travolto.